Non lo so. Serve una lista. Una lista di cose che vuoi fare prima di morire. Così ti concentri su quelle e non sulla morte. Era la numero 17 della mia lista. Tu cosa? Ho baciato Kevin. Nicolette! Mi scusi, c'è il signor Grandi? Forse. Forse è un po' poco. Aggressiva, è un creditore? No, sono il suo avvocato. Grandi, c'è qui il tuo avvocato. Non ci sono. Non c'è. È una spiaggia. C'è la sabbia, c'è l'acqua, ci sono le zanzare. Falla finita, che vuoi di più? Una spiaggia è una spiaggia, no? Senti, adesso devo chiudere, ti richiamo dopo, va bene? Signor Grandi. Ah, salve. Non ricorda neanche il mio nome, vero? Ma certo che lo ricordo, lei è... Sono il suo avvocato. Sì, certo, Cynthia, giusto? Sbagliato. Shelby. No. Monique. Siamo stati molto pazienti, signor Grandi. Ci deve $19,000 di parcella più gli interessi. Chieda al suo contabile. Scoprirà che quel conto è già stato saldato. Deve esserci un errore. Peccato che tenga io la contabilità. Mi serve un altro po' di tempo. Ho aspettato un anno e mezzo e non me ne vado senza i soldi. Beh, allora si metta comoda, perché sfortunatamente qui i soldi non ce ne sono. Assegno o carta di credito? Cosa preferisce? Non si cava sangue da una rapa. Che cosa vuole da me? Vuole che le ceda il mio locale? Mi faccia capire. Ti prego, dimmi che non l'hai fatto. Non si cava il sangue da una rapa. Hai accettato la sua proposta, ora sei la proprietaria di quel locale. No, siamo noi i proprietari. Tu sei pazza, Nicole. Correvo dietro a quell'uomo da un anno e mezzo. Non volevo uscire da lì a mani vuote. È assurdo, hai agito in modo totalmente impulsivo. Non è vero, ho studiato a fondo la faccenda. Se teniamo il locale e lo ristrutturiamo, ricaveremo profitti enormi. Beh, se è una tale miniera d'oro, come mai Grandi non ha un centesimo? Perché è pigro e ha lasciato che il locale andasse in malora. Comunque, anche se dovesse andar male, è sempre un immobile di valore. No, è una topaia, lo devi vendere e subito. Per favore, Nicolette Ray? Sì, eccomi. Grandi mi ha detto che lei è la nuova proprietaria del Millennium. Lo siamo tutti, Studio Gray e associati. Congratulazioni, questo è il conto della birra. Mi dovete $11,000. Non fatemi rivolgere a un'agenzia di recupero crediti. Kevin! Oh, scusa. Kevin, io volevo... Ecco, io volevo... No, scusa, d'accordo. Parla tu. Oh, l'acqua. Oh, accidenti. Ci penso grazie. Io, eh? Oh. Guarda che... Grazie. Ok, ecco. Oh, ecco fatto. Lascia. No, ci penso scusa, io. Scusa, mi dispiace. Non è nulla. Che cosa volevo dire? Ah, sì, volevo darti... una notizia. Dunque, ho parlato con Dame e lui ha detto che può aiutarci a trovare un acquirente per il locale. Oh, grandioso. Già. Quindi, beh, è tutto qui. Mi dispiace per il bacio. Giusto, il bacio. È soltanto colpa mia, non ha niente a che fare con te. Sul serio? Proprio no. Nulla? No. Vieni qui. Ok. Ho un problema di controllo degli impulsi, ho una specie di sindrome. Una sindrome? È simile alla sindrome di Tourette, si chiama Tourette romantica. Hai l'impulso di baciare e le tue labbra erano quelle più vicine. Sindrome di Tourette? Parli sul serio? Ah, sì, ho fotocopiato un articolo da una rivista medica, posso fartelo leggere? Oh! Comunque, sto provvedendo, esiste una terapia e guarirò. Bene, quindi... Niente a che vedere con me? Niente. Non è grandioso? Ok. Ok. Bene, allora io vado a fare... Ok. Se vuoi trovare un acquirente dovrai spendere un po' di tasca tua per rinnovare il locale. Quanto secondo te? Dipende. Gli dai una rattoppata quella e lo rifili a qualche pollo. O spendi una bella cifra, lo rimetti a nuovo e scritturi artisti di prim'ordine. C'è forse una terza possibilità? Dame, mi senti? Oh, ferma lì, tigre. Ho
Accidenti, te l'ha detto, non è vero? Chi? Kevin, ti ha parlato della questione della Tourette romantica. È per questo che mi stai fissando, ti aspetti un bacio? Senti l'impulso? Ehi, il nome Veronica non ti dice niente. Te la sei inventata, vero? O mi dici la terza possibilità o ti do una ginocchiata all'inguine. D'accordo, sai io che farei? Svenderei tutto quello che c'è qui dentro al 10% del suo valore. È sempre più di quello che hai adesso. Ok, facciamolo. Mi metto al telefono. Le sembra una decisione sbagliata? È lei il capo, per il momento. Non spetta a me dirlo. Che suona è così? Hai davvero voglia di ascoltare i miei guai? È una collezione interessante. Grazie. Tanto perché lei lo sappia, quello sgabello vale come minimo $100. Davvero? Lì sono cominciate grandi storie d'amore. John e Yoko, Ben e J-Lo. Senta, io non vorrei svendere il club, ma non ho altra scelta. No, certo. Lei preferisce la via d'uscita più facile. Come dice? Mi sembra evidente, come quella che ha scelto con la balla della Tourette romantica che ha raccontato a quel tizio l'altro giorno. Cosa? È un argomento che la riguarda. Mi scusi, è una specie di deformazione professionale. Comunque non era una balla, ne ho parlato davvero con uno psicanalista. E lui ha confermato? Non l'ha non confermato. Così diciamo che lei ne ha approfittato. Meglio dell'alternativa. Che era dire al tizio che ha baciato che lo ama. Sì, esatto. L'inconscio è venuto a galla, le ho fatto risparmiare una fortuna. È vero quello che si dice dei baristi. L'alcol aiuta parecchio, ma bisogna che il cliente sia in vena di parlare. Chi altro rappresenti? Che mi dici? Potrei avere Asher. E non potrebbe venire Missy Elliot? Cosa, Meatloaf? No, quello non lo voglio! Che fai? Ti dai alla musica? Ma che significa? Tu devi dirgli che il Club Millennium sta per riaprire con una nuova gestione e che noi speravamo che lui potesse accettare di esibirsi. Vuoi parlarci tu? Ma chi è? È Dame, che credevo un grande avvocato che lavora per i pezzi grossi dello spettacolo, ma evidentemente ero stata male informata. Sì, voglio che tu mi senta. Pronto? Incredibile, ha attaccato! Certo che ha attaccato! Nicolette, che stai facendo? Assurdo. Vuoi davvero riaprire quel locale? Non io, noi! Cambiamento di programma, lo vendiamo come una ditta in piena attività, così avremo un profitto maggiore. D'accordo, ne hai già parlato con Jessie? Le sto mandando una email. Nicolette! Nicolette Ray? Sono io. È l'agente di Missy Elliot. Sei fuori controllo. Quanti sono nel suo entourage? Non sapevo. Permesso. Nicolette, che c'è? Non si è presentato nessuno e ha dato forfè anche Missy Elliot. Meatloaf non c'è. Meatloaf? Ma sì, l'aveva contattato. Tutta quella gente aspetta dei numeri musicali e io non ne ho. Sarà rilassati, puoi sempre mandare sul palco il rimpiazzo. Dimmi che ce l'hai, Nicolette. Ce l'ho, ma certo. Ok, ce l'hai, lo sapevo. Chi sarebbe il rimpiazzo? La tua birra. Grazie. Scusatemi, pronto, pronto. Ragazzi, c'è stato un piccolo cambiamento di programma e vi chiediamo un ultimo momento di pazienza. Che ci fai? Grazie per essere venuti, ragazzi, ma cercate di calmarvi. Ecco, siamo davvero spiacenti di dirvi che Missy Elliot non ci sarà perché è dovuta andare a un concerto di beneficenza, ma calmatevi perché noi abbiamo qualcosa di veramente speciale per tutti voi, quindi aprite le orecchie, sarà fantastico. Non suoneranno per davvero? Io credo di sì. Altre due, per favore. Giù dal palco, scemo, vogliamo Missy! Ehi, chi ha lanciato quella bottiglia? Non mi ero mai trovata in una rissa. Non pensavo che suonare la fisarmonica fosse così pericoloso. Ma come vi è venuto in mente? Non chiederlo a me. Ehi, che cosa avete fatto al mio club? Signor Grandi, che ci fa lei qui? Vi ho visti sul notiziario delle 10. Ma che le è saltato in mente di suonare la fisarmonica? Beh, diciamo che ero a corto di alternative. Comunque avete fatto venire un bel po' di gente.
Ed è per questo che rivoglio indietro il mio clan. Ho capito bene? Le costerà. Non importa, mi sono già accordato con degli investitori. Si accomodi, buttiamo giù un contratto. Grazie.